Gruppo di tifosi della Costa d'Avorio ha trovato il Ghana e ancora una volta si sono imposti i giocatori della Costa d'Avorio. Nigeria non ha entusiasmato, anche se il suo cammino ha trovato pochi ostacoli. Tanto c'è questo cross al centro, il tiro al volo da parte di Yekini e Lapsa. Il grande protagonista della Coppa d'Africa, Yekini. Il giocatore è salito alla ribalta con un po' di ritardo. Okocha, numero 12. Semsoye, il numero 13 Siasia, 14 Amokachi, 15 Olise. Buon pallone intanto proprio per Siasia, c'è stata una deviazione, palla in calcio d'angolo. Sanson Siasia, giocatore delle qualità tecniche sicuramente interessanti. I due difensori centrali della Nigeria, si tratta del numero 5 Okechukwu. Zona tiro per Traoré e si salva in calcio d'angolo Rufai. Una conclusione improvvisa da parte di Traoré, lo vediamo ora inquadrato. Un gol in questa edizione della Coppa d'Africa, un destro velenoso che rimbalza dinanzi a Rufai. Bassolet, Traoré e Thiéhi nell'area di rigore e c'è il gol. Anticipato Rufai e il vantaggio di Bassolet per la Costa d'Avorio. Indecisione del portiere della Nigeria, sull'angolo di Mangui, entra in netto anticipo al 20° Costa d'Avorio in vantaggio. Poi si inserisce Daou, lo scambio con Thiéhi, l'apertura in direzione di Bassolet, parte il traversone verso Thiéhi, provvidenziale intervento di testa di Keshi, un tiro dalla distanza centrale parato senza grandi problemi dal portiere Rufai. Guardato l'autore del tiro Guella, qui rivediamo la sua conclusione. L'anno passato di una stagione strepitosa si mise in luce anche nella Champions League. Quest'anno il rendimento di Amokachi non pare all'altezza del precedente campionato. Proprio Amokachi ora in possesso di palla, si libera per il tiro, il destro che viene neutralizzato da Guamini. E forse l'anno scorso Amokachi un'azione così l'avrebbe concretizzata in gol. È stato bravo comunque a liberarsi, mantiene il pallone in campo, lo affida Iroha, il dribbling Iroha, si è liberato di Bassolet. Ancora Iroha, entra in area di rigore davanti al portiere, il tiro a rete, è il pareggio della Nigeria. 26° del primo tempo, una bellissima combinazione tra Iroha e Yekini. Un altro giocatore che era finito sul taccuino di Arrigo Sacchi. Iroha entra in area di rigore, inutile il tentativo di Faye di contrastarne la conclusione, l'1-1. Molto bella la combinazione, ottimo l'inserimento di Iroha. Nulla da fare per Guamini al 26°, il pareggio della Nigeria, una pareggio direi sicuramente una buona combinazione ora della Costa d'Avorio. Apertura nella zona di Daou, il tiro cross, pallone forse aspirato da Rufai, palla sul fondo, un ottimo inserimento di Daou, chiudendo l'ottimo intervento di Okechukwu. Ancora un pallone in profondità per Thiéhi, il dribbling, poi il tiro dalla distanza con la palla in rete del vantaggio ancora dalla Costa d'Avorio, ancora con Bassolet. Difesa nigeriana, un rimpallo favorevole a Bassolet sulla chiusura di Iroha, il tiro che non ha lasciato incolpevole. Gol di Bassolet, vantaggio dalla Costa d'Avorio al 32°. Sì, molto elegante nei suoi movimenti, l'apertura per Amokachi, si rinnova il duello con Kwam. Mette le pallone giù a Amokachi, lo affida a Okocha, movimento in area di rigore di Siasia, Yekini, parte cross, Yekini, la porta è vuota, si gira l'attaccante ma non riesce a indirizzare verso la destra. Raccoglie Finidi, si accentra, palla sempre sul piede destro, in profondità lo scatto di Siasia, anticipa il portiere e poi c'è il provvidenziale salvataggio su Yekini. È intervenuto Bassolet. È stato bravissimo Siasia a mettere al centro, è in ricordo. Olise con un lancio calibrato al fondo di Finidi, al centro Yekini, Finidi in area di rigore, Yekini il tiro da rete, il 2-2 della Nigeria. Ha segnato Rashid Yekini e così si merita, comunque va a Finidi, autore di questa irresistibile percussione sulla destra. Pallone che non poteva certo sciupare Rashid Yekini. Siamo sul 2-2 quando scocca il 41° minuto del corso del primo tempo.
Well, in profondità, un buon pallone. Servire TI, si propone Ouattara. Apertura in direzione di Bassolet, parte il cross, pallone insidiosissimo che termina sul fondo. Il gran protagonista di questo incontro, Bassolet. Due gol all'attivo nel primo tempo, ora questo traversone che si è tramutato in mista. Finito è stato titolare inamovibile fino a metà febbraio nell'Ajax, poi un calo di forma ed è finito in panchina, ma attenzione a questa iniziativa di Ouattara, pallone per Thiehi, cerca di liberarsi al tiro, Thiehi tergiversa troppo, poi arriva Magui ma viene anticipato da Cash. Pallone al centro, l'uscita di Rufai che poi si ferma, allontanato di testa Okechukwu. Rilancio di Siasia, lo scatto di Iechini, posizione regolare, Iechini è davanti al portiere, Iechini lo supera, porta vuota, Iechini il tiro e la palla che termina sull'esterno della rete e poi sul fondo. Velocità difensori avversari, è stato bravo anche a superare Guaminé, è stato costretto ad allargarsi, la sua conclusione. Qui soprattutto è bravissimo Guaminé a non finire subito in terra, a costringere. Tocco di Magui, di testa Olise, controlla Mukachi, il lancio per Iachini, ancora posizione regolare, Iachini nuovamente avanti al portiere, Iachini tiro e palla incredibilmente sul palo, recupera ancora Iachini, ma ha recuperato la posizione il portiere, il tocco all'indietro dove arriva Okocha, ormai si è chiusa la difesa della Costa d'Avorio. L'attaccante della Nigeria, la sua conclusione sembrava diretta in fondo alla rete, palla interno, e incredibilmente non è entrata in rete. Sono Samtoye, Olise e Finidi. Calcia Amani, una deviazione all'indietro molto pericolosa, è stato anticipato il portiere Rufai, anzi no, è il colpo di testa proprio di Bassolet, pallone che sfiora la testa Nigeria. Apertura proprio verso Finidi, mette in movimento Amokachi, può puntare verso la porta avversaria, Amokachi in corridoio per Iachini che controlla ma poi non trova più il pallone sull'uscita di Guaminé che ha portato il pallone in avanti, è stato lestissimo ad uscire il portiere Guaminé. In verticale per Amokachi, le prese con Abu, le finte di Amokachi. Okocha, posizione di tiro, scarica il destro e il pallone scavalca le di poco, la traversa e termina sul fondo. Grande conclusione da parte di Augustin Okocha. Detto Yayai in Germania, forse perché appena arrivato si lamentava un po' troppo dell'intervento di Rudy. Okocha ferma Guel. Corre il centrocampista dell'Eintracht, insiste, porta palla, riesce a toccare per Amokachi. Si prepara il cross il giocatore del Bruges verso Iachini, il colpo di testa da posizione favorevolissima. E la palla alta sopra la traversa, questa volta Iachini ha sciupato una grande opportunità. Pallone d'oro di Amokachi, tra l'altro era inspiegabilmente rimasto fermo. Il centravanti della Nigeria ha potuto incornare la posizione molto. Servito Amokachi, apertura subito per Iachini. Pallone che diventa buono per Finidi. L'ottimo intervento in chiusura da parte di Daou, che dovrebbe però aver commesso fallo in Nigeria. Anche i giocatori della Costa d'Avorio hanno un soprannome possente, lo definirei tale, Les Elephants de Côte d'Ivoire, gli elefanti della Coppa. Un po' di nervosismo in campo. Sulla punizione di Okocha, il colpo di testa con la palla sul fondo da parte di Amokachi, se non vado errato. Pallone che Okechukwu a chiudere su Ouattara. Ancora un lancio per Ouattara, entra in area di rigore Ouattara, il suo tiro cross, non c'è nessuno da parte, è entrato Ouattara, il giocatore che ha sostituito Traoré, il suo sinistro ha portato Amokachi, fonda Iachini, tocco di esterno, Finidi. Ancora Finidi in possesso di palla, cerca lo scambio con Okocha, Finidi in area di rigore davanti al portiere, il cross intercettato, mischia e si salva in qualche modo la difesa della Costa d'Avorio. La Nigeria ha sciupato ancora una grande occasione per passare in una nuova iniziativa di Finidi. Splendido il passaggio di ritorno di Okocha, Finidi mette al centro, arpione il pallone provvidenzialmente Fayet. Qui Finidi poteva anche andare alla conclusione, ha cercato un cross al centro, è arrivato in ritardo Amokachi. Forse Kasprzak è stato addirittura espulso. Resta in piedi, intanto sistema questa azione di Amokachi che entra in area di rigore, il tiro respinto ancora Amokachi, il tiro è il grandissimo salvataggio quasi sulla linea, ma l'azione non è finita, ancora Amokachi si libera al dribbling, il tocco per Okocha, parte il destro centrale, la parata di Guaminé sulla linea da parte di Abu sul secondo tiro da Amokachi, il primo era stato neutralizzato dal portiere Guaminé, poi il tiro che sembrava botta sicura e guardate di cosa si rende protagonista Abu.
Qui è bravo Guaminè, poi Mocca ci riprende, sembra fatta, ma inventa. Dico, questo praticamente deve ignorare molto Okocha. Siamo in fase di recupero, insiste all'attacco alla Nigeria. Scatta finiti, possesso di palla ancora Okocha. Il suggerimento sulla sinistra dove c'è l'inserimento di Olise al centro, Yekile, il tiro, è il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Ancora una Nigeria che sciupa una opportunità di provare a ricerto Yekini, che ha avuto un guizzo sulla cross di Amokachi, anticipato il portiere, vedete il palo che il pallone che accarezza il palo e termina sul fondo. E non scattato in posizione regolare, sia Amokachi che Yekini. Una bella combinazione tra i due, meritava il gol la Nigeria. Yekini al centro dell'area di rigore della Costa d'Avorio. L'osserva, finiti, effettua il cross, non esce Guaminì, aggancia il pallone Yekini, il tiro e la protezza del portiere della Costa d'Avorio che aveva sbagliato nell'uscita, ma poi si è riscattato prontamente andando a chiudere sull'attaccante della Nigeria. Controlla un difficile pallone Yekini ed è bravissimo poi a tirare di controbalzo, ma altrettanto bravo è Guaminì a chiudere lo specchio della porta. Africa. Bassolet. In profondità per Ouattara, in azione il possente attaccante della Costa d'Avorio, l'uscita un po' tardiva di Rufai che comunque riesce a chiudere su Ouattara. C'era stato un favore della Nigeria. Difficile da spostare questo Ouattara, una massa muscolare imponente che mette un po' di soggezione anche a un giocatore dalla struttura possente come lo stopper della Nigeria, Okechukwu. Ancora quella in possesso di palla. Verso Ouattara, rimpallo favorevole all'attaccante, Ouattara va sul fondo, il cross, Rufai, la deviazione, non c'è nessun giocatore della Costa d'Avorio. Sia e Okocha sul pallone. Sembra intenzionato a calciare Okocha. Esplode il destro, un bolide che viene però neutralizzato da Guaminì. A questo punto il direttore di gara dovrebbe fischiare che si conclude il primo tempo supplementare, 2-2 sempre tra Nigeria e Costa d'Avorio. Abbiamo rivisto la conclusione di Okocha, neutralizzato comunque con una certa facilità da Guaminì. Azioni alla tecnico della Nigeria, Vestroff, confermato il grande potenziale della Nigeria, che però deve migliorare tatticamente, deve migliorare l'intesa e non può rinunciare ad alcuni giocatori impegnati in Europa. Ma attenzione a questa iniziativa della Costa d'Avorio con il colpo di testa di Ouattara che va ad anticipare il portiere Rufai, il pallone che però termina sul fondo. Uscita completamente sballata di italiana. Tiro di Amani, la parata da parte di Rufai. Bella conclusione, ma centrale. Conclusione pericolosa, stava per essere sfiorata, deviata da qualche giocatore della barriera. Allora si sì, da Ue Abu. Amani per l'esecuzione del tiro piazzato. Pallone nell'area di rigore della Nigeria, il colpo di testa di Amokachi nel ripiegamento difensivo. Un buon pallone per Maghi, mira errata. Eccolo qui, Alain Serge Maghi, i 5 minuti per evitare i calci di rigore. Parte il cross di Finidi, colpo di testa di Siasia, il pallone che termina sul fondo. Siasia ha scelto benissimo il tempo sull'angolo di... Il pallone termina fuori. Termina fuori davvero di poco. Si va ai calci di rigore. Dopo 4 gol... Eccolo qui, Guaminè, portiere della Costa d'Avorio. Realizzato pezzi di bravura in questa gara. Parte Finidi, il tiro ed è rete. Esecuzione impeccabile da parte del giocatore nigeriano Guaminè, ma Finidi lo spiazza completamente. Andiamo. Facendo che ha capito Rufai che deve andare in porta. Va a calciare Akakwam. Parte il terzino e anche lui esegue impeccabilmente il calcio di rigore. Siamo sulla 3-3. Sinistra del portiere che invece si tuffa sulla sua destra. 3-3 il punteggio, 1-1 dopo la prima serie invece dei calci di rigore. Nigeriano, Siasia, centrocampista del Nantes. Sanson Siasia contro Guaminì. Parte Siasia e il pallone calciato malissimo che termina sopra la traversa. Questo. Brutto errore di Siasia, pallone che termina abbondante sopra la traversa. Tra l'altro ed è rete. Adesso è in vantaggio la Costa d'Avorio dopo il gol di Fayet.
fondamentale. Adesso questo rigore per la Nigeria, un errore. Fischia il direttore di gara. Partiamo Mokachi. Il tiro, la palla in rete. Siamo nuovamente in parità. Ma la Nigeria ha calciato. Esecuzione impeccabile. Tutto di più, anzi sicuramente, nella Costa d'Avorio, Michel Bassolet. Due gol per lui. Parte Bassolet. E il pallone che termina sul palo e sul fondo. E siamo ancora in parità. Ha sbagliato Bassolet. Ha carezzato il palo esterno e poi è terminato fuori. Errore di Bassolet. Siamo in parità, 2-2. E ora la situazione psicologica è favorevole. C'è la conclusione di Iroa. Fischia l'arbitro. Iroa. Ed è rete. Nigeria che torna in vantaggio. Ma ha un rigore in più rispetto a... Calciato molto bene Iroa. E ha ragione Sacchi, questo è un terzino proprio interessante. Deve un po' migliorare con il sinistro, soprattutto lui che gioca sulla fascia sinistra. Ma è piaciuto molto la pettinatura intanto il tecnico Westerhoff. Amani contro Rufai. Amani, è la parata di Rufai e adesso è in vantaggio la Nigeria. Due errori consecutivi della Costa d'Avorio. L'eliminazione ad un passo, poco più di un minuto fa. Poi due errori di Bassolet, Amani, il gol di Amokachi e Iroa, situazione ribaltata. E adesso di mettere dentro il rigore che vale una finale. Iechini contro Guaminè, se segna la Nigeria in finale. Iechini, il tiro e la rete, Nigeria in finale. Gol di Rashid Iechini e forse è giusto così, anche se onore la Costa d'Avorio che ormai non è più una... Ha tenuto testa alla Nigeria che soltanto ai calci di rigore ha ottenuto la qualificazione per la finale. Nigeria dunque prima finalista nell'edizione tunisina 1994 della Coppa d'Africa, attende ora di sapere chi sarà la finalista tra Zambia e Mali. Finale, semifinale che si giocherà tra poco sempre qui allo stadio El Menzah di Tunisi, ovviamente in diretta su Telepiù 2. Da Maurizio Compagnoni, una grazie per l'attenzione e un buon proseguimento con i programmi di Telepiù 2.